Gioia Tauro, arrestato un uomo per detenzione di droga. Porto di Gioia Tauro, sequestrati 115 kg di droga. Vibo Valentia, imprenditore ferito da un colpo di pistola. Controlli dei carabinieri nella mensa scolastica di Girifalco. Oliverio avanti con le nomine nelle aziende sanitarie. Rabbia del ministro della salute Giulia Grillo. Vincenzo Boccia, il rallentamento economico è indice di negatività. Parco Aspromonte, prorogati i contratti dei lavoratori a tempo determinato. Polistena, sabato prossimo Bungaro all'LSS Theater. Commemorazione medaglie d'oro al valor militare degli appuntati scelti Fava e Garofalo. In arrivo alla Lamezia Terme il Calabria Fest. Buonasera e ben ritrovati al TG Piana News. Iniziamo subito con le notizie di oggi. Nell'ambito di un servizio coordinato al controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, disposto dal gruppo di Gioia Tauro, i carabinieri della stazione di Rizziconi, assieme a quelli della stazione di San Martino di Taurianova e supportati dal nucleo radiomobile della compagnia di Gioia Tauro, hanno arrestato in flagranza di reato Antonino Sorrenti, 28enne di Taurianova, sorpreso con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. I carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in un appartamento in frazione di Amato di Taurianova, hanno scoperto all'interno 5 borsoni da viaggio e 3 sacchi di plastica contenenti complessivamente 120 kg di marijuana, già essiccata e suddivisa in 111 sacchi in celofan termosigillati. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e un campione sarà trasmesso al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà. E continuiamo a parlare di droga. Un carico di circa 115 kg di cocaina è stato intercettato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dal personale dell'Agenzia delle Dogane del Porto di Gioia Tauro. La droga era stata divisa in 100 panetti e collocata all'interno di 3 borsoni posizionati in un container che trasportava bobine di carta provenienti dal Cile e che, dopo essere passato per Panama, sarebbe arrivato a Livorno. La droga sarebbe finita sul mercato fruttando un bottino che oscillerebbe tra i 50 e i 100 euro al grammo, per un totale, secondo la Guardia di Finanza, di circa 23 milioni di euro. L'operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Un imprenditore è stato ferito a colpi di pistola ieri sera nel quartiere Affaccio di Vibo Valentia da un individuo sulla cui identità sono in corso indagini della squadra mobile di Vibo. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata, mentre si trovava fuori dalla sua attività di vendita di ceramiche, da una persona che però non sarebbe riuscita a riconoscere a causa della pioggia e dal fatto che questa si copriva il volto con un ombrello. L'attentatore ha quindi esploso all'indirizzo dell'imprenditore 47enne un colpo di pistola, ferendolo al piede. Sul posto sono giunti i poliziotti della squadra volante della questura di Vibo e l'equipe del SUEM 118, che ha provveduto a trasportare il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Iazzolino. I carabinieri di Girifalco e i NAS di Catanzaro hanno effettuato un controllo nella mensa scolastica dell'Istituto Comprensivo di Girifalco Cortale. Dai controlli sono emersi evidenti problemi igienico-sanitari e la mancata messa in atto delle procedure HACCP, erogando quindi sanzioni pari a 3.000 euro alla ditta che gestisce la fornitura dei pasti. Dal controllo è emersa anche la mancata revisione periodica degli estintori della cucina, che ha portato le autorità
a denunciare in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria il dirigente di settore comunale responsabile per inosservanza degli obblighi di datore di lavoro. E parliamo adesso di sanità. Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, tira dritto per la sua strada, senza ripensamenti sulle nomine nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonostante l'appello del ministro della Salute, Giulia Grillo, a fermarsi. E così la giunta regionale, nella riunione del pomeriggio, alla quale Oliverio non ha potuto partecipare per l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, impostogli nell'ambito dell'inchiesta della DDA catanzarese, ha deliberato portando lo scontro Regione-Ministro al massimo livello. Un grave atto di arroganza istituzionale che traccia una linea netta nei nostri rapporti è stato il commento del ministro Grillo, che già in mattinata si era detta arrabbiata per le nomine decise senza coordinamento con la struttura commissariale governativa insediatasi nei giorni scorsi. Farò ogni cosa in mio potere per oppormi al perpetuarsi della mala gestione e quindi a queste nomine non trasparenti. Parliamo adesso di economia. Il rallentamento economico dell'economia globale ci dice che dobbiamo prepararci ad affrontare un contesto internazionale sicuramente non favorevole. Non si può rifare una manovra economica, questo è evidente, ma una cosa che si può fare immediatamente è riaprire i cantieri dal nord al sud del nostro paese. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a Reggio Calabria per partecipare all'assemblea di Unindustria Calabria. Il leader degli industriali calabresi ha parlato anche del porto di Gioia Tauro. È una punta avanzata del Mediterraneo e non solo. Ricordiamoci che dopo il Mediterraneo c'è l'Africa. L'Italia deve diventare non la periferia d'Europa, ma centrale nel Mediterraneo. Per esserlo, Gioia Tauro può giocare una grande partita. Il consiglio direttivo dell'ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, mediante l'utilizzo dei fondi regionali, ha prorogato fino ad aprile 2019 i contratti dei lavoratori a tempo determinato che prestano servizio presso l'ente. Il consiglio direttivo, ha spiegato il vicepresidente Domenico Creazzo, ha sempre dimostrato la chiara e ferma volontà politica di procedere ai rinnovi dei contratti, per non disperdere la professionalità dei lavoratori impegnati in questi anni presso questo ente e, al contempo, garantire ad essi dignità socio-lavorativa. La soluzione scaturita dalla manovra finanziaria non risolve definitivamente una problematica che avrebbe bisogno di soluzioni anche in deroga alla normativa vigente per assicurare una stabilità lavorativa definitiva. In attesa di comprendere le scelte future e le decisioni del governo, la proroga ratificata dal Consiglio direttivo rappresenta la migliore determinazione che potesse essere raggiunta. E apriamo la pagina di cultura e spettacolo. Parte con Bungaro, la rassegna invernale del bellissimo LSS Theatre di Polistena. Il cantautore pugliese, dopo due tappe a Londra e una a Lecce con il suo Mare Dentro Tour, arriva in Calabria sabato 19 gennaio alle ore 21 sull'elegante parco dell'LSS Theatre. Bungaro ha firmato canzoni portate al successo da Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri ed Emma Marrone ed ha inoltre collaborato con Gianni Morandi, Raff, Marco Mengoni e molti altri. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Ornella Vanoni e Pacifico con il brano Imparare ad amarsi, di cui è coautore della musica e del testo. Bungaro apre un cartellone di alto profilo artistico che proseguirà il 25 gennaio con il virtuoso della chitarra battente Francesco Loggisano, il 9 febbraio con il duo Electropop Urban Strangers, il 19 febbraio con il musicista jazz Israel Varela, il 15 marzo con Xantoné Black Band, storica band di Amy Winehouse. La rassegna è organizzata da Volume Associazione Produzione Sociale, nata per dare impulso ad attività culturali e musicali.
Giovedì alle ore 10, alla presenza del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Corpo d'Arma Giovanni Nistri, presso l'A2 nei pressi dello svincolo di Scilla, sarà commemorato il 25esimo anniversario dell'eccidio degli appuntati scelti Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, medaglie d'oro al valor militare, con la resa degli onori e la disposizione di una corona al monumento in memoria delle due vittime. Seguirà alle ore 11 presso il Duomo di Reggio Calabria la funzione religiosa officiata da Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo della diocesi di Reggio Calabria Bova. Infine, alle ore 12:30, presso l'Auditorium Fazio della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, ci sarà un incontro sul tema l'eccidio di Scilla e gli attuali sviluppi giudiziari, in cui interverranno il Procuratore Generale di Reggio Calabria, dottor Bernardo Petralia, e il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dottor Giovanni Bombardieri. E concludiamo. Tra gli eventi ammessi a contributo dell'Assessorato regionale della cultura e al turismo c'è il Calabria Fest, festival della nuova musica popolare contemporanea italiana, progetto proposto dall'associazione culturale Art Music & Co. di Lamezia Terme. A darne comunicazione ufficiale è la dottoressa Giusy Leone, presidente dell'associazione, che conferma l'inoltro ai commissari prefettizi dei dettagli dell'evento, che dovrà svolgersi nel mese di giugno nel centro storico di Nicastro, tra corso Numistrano e il chiostro di San Domenico. Il direttore artistico Ruggero Pegna ha confermato che la collaborazione di Radio Rai è in fase di definizione ed ha anticipato qualche notizia sul festival. Ho appreso con entusiasmo la volontà di Art Music & Co. di voler riproporre questo progetto, seppur con diverse novità. Al momento posso confermare che la conduzione e la consulenza musicale saranno affidate a Gian Maurizio Foderaro, nome storico del panorama radiofonico italiano e in particolare della RAI. Tutti i dettagli saranno comunicati nel corso di una conferenza stampa, appena saranno definiti gli aspetti burocratici. Questa era la nostra ultima notizia. Come sempre vi ricordiamo che queste altre news potete ritrovarle sul sito www.pianainforma.it e sul sito cn24tv.it. Inoltre, per chi volesse rivedere questa edizione del TG Piana News, si può collegare sul sito www.pianatv.it. Grazie come sempre per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Piana TV.